SIGEF 2024 continua. Siamo nel mondo della dolcezza e non c'è nulla di meglio che parlarne col direttore generale dell'azienda presso cui ci troviamo. Siamo in compagnia di Francesco Casula, il direttore generale di IFCO, l'azienda proprietaria dei marchi Spray Pan, Ullala e poi cos'altro? E poi anche Pristine. Quindi la terza marca tipica e utilizzata e che rappresenta i valori di IFCO nel canale professionale. E allora Francesco, parliamo innanzitutto della storia di IFCO. Sappiamo che è una multinazionale che fattura ben 8 miliardi in tutto il mondo. In un minuto racchiudiamo questa storia della IFCO e poi della IFCO Italia. Sì, appunto, la sede della nostra azienda è a Dubai, è una multinazionale presente in tutto il mondo, in particolare nell'area del Medio Oriente, fattura appunto circa 8 miliardi di dollari con tante categorie di prodotto e ha circa 40 business unit localizzate prevalentemente nel Medio Oriente, ma anche tramite IFCO Italia in Europa. Noi prima dicevamo che siamo nel mondo della dolcezza, perché proprio alle nostre spalle c'è il packaging di uno dei prodotti principali che andate a vendere in questo settore. Esatto, abbiamo fondamentalmente tre marche che distinguono l'offerta e i diversi valori dell'azienda. Quella che troviamo alle nostre spalle è la marca Ullala. È la marca che rappresenta l'offerta delle panne da cucina e da montare con ingredienti vegetali, mentre alla mia destra abbiamo la marca Pristine, che rappresenta sempre un'offerta professionale nel mondo della pasticceria e nel mondo della gelateria, però con prodotti di origine animale, quindi una panna da montare da cucina tipicamente dairy. La terza marca rilevante, storica per IFCO, che caratterizza invece l'offerta retail, quindi il prodotto che i consumatori trovano in tutti i supermercati italiani, è invece la marca Spray Pan, ovvero un prodotto storico di IFCO Italia che è ereditato a seguito appunto dell'acquisizione di Kodap e che rappresenta la marca iconica della panna da montare nella bombola aerosol. Ricordiamo che Gaetano Cola è stato l'inventore della panna da inserire sottovuoto. Esatto, è frutto di una sua passione e di una sua conoscenza di questa tipologia e tecnologia che ha scoperto negli Stati Uniti e che ha importato in Italia, a Napoli, e che poi è diventata un marchio conosciuto in Italia ma anche nel mondo, e che è veramente un marchio iconico e che ricorda la capacità di questo imprenditore di innovare decenni fa. Ed è riuscito a mettere su un'azienda che produceva un solo prodotto, esatto, proprio la Spray Pan. Esatto, esatto. E quindi IFCO in continuità valorizza questa esperienza e questo prodotto, però la rende disponibile in una scala globale, che è quella appunto di una multinazionale, e quindi fa parte del portafoglio prodotti di IFCO Italia. Francesco, perché siete qui a SIGEF 2024? Quali sono le novità che state presentando al pubblico professionale? Beh, sicuramente è un'occasione, la seconda, perché siamo stati il SIGEF anche l'anno precedente. Quest'anno rafforziamo la nostra presenza per essere appunto riconosciuti come importanti interlocutori nel mondo delle panne. Quest'anno la novità è rappresentata non solo da uno spazio più ampio che accoglie i nostri due team di vendite, uno per l'Europa occidentale e uno per l'area dei Balcani e l'Europa orientale, ma soprattutto si caratterizza per una forte componente emozionale, nel senso abbiamo il nostro ambassador nel mondo professionale, che è Tommaso Foglia, uno chef conosciutissimo, anche lui campano, che insieme ai suoi collaboratori ha attrezzato un'area di show cooking e di degustazione per tutti i visitatori del SIGEF. Quindi ogni giorno ci sono diverse sessioni di show cooking, dolce e salato, in cui
Tommaso, utilizzando i nostri prodotti, dimostra appunto come la bontà e la dolcezza dei nostri prodotti possono essere di grande soddisfazione per il palato dei consumatori. Sia per i gelati, così come i dolci e anche, perché no, le pizze, che è un trend che ormai è sempre più presente in ambito ristorativo con la panna, cioè con l'accompagnamento di panna e o creme. Esatto, quindi ci sono dei prodotti specifici per pizza in formato UHT che noi abbiamo, e che quindi con queste panne, con queste creme specifiche per i prodotti salati, Tommaso insomma ci dà dimostrazione appunto della capacità di innovare anche prodotti tradizionali. Roba da leccarsi i baffi, siamo ormai a ora di pranzo e posso garantirvi che il profumino che si sente nell'ambito di questo stand fa venire l'acquolina in bocca. Francesco, qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale è possibile scrivere per entrare in contatto con voi? Io so bene che voi avete una rete di vendita estremamente capillare e preparata, ma ci sono sempre i nuovi clienti, certo. Ci sono quelli che stanno crescendo e vogliono inserire i vostri prodotti nel proprio pacchetto. Quindi diciamo che io vi comunico, ci sono diversi canali, il sito ufficiale ifco.it è lo strumento dove potete trovare l'offerta, dove potete trovare i nostri indirizzi di posta elettronica, i nostri contatti, ma ci sono poi anche canali social, Instagram, che diciamo comunicano le diverse marche, quindi troverete un canale Instagram per Spraypan, uno per Ulala, uno per Pristin, dove i consumatori e i clienti possono trovare l'offerta, l'utilizzo e il modo per contattarci, quindi siamo socialmente presenti e riconoscibili. Va bene, grazie Francesco, noi ci fermiamo qualche minuto per andare ad assaggiare queste delizie preparate da Tommaso Foglia e poi proseguiamo per andare a scoprire tante altre novità presentate qui a SIGEP 2024. Francesco, grazie. Grazie a voi e a presto.